È nei pensieri della proprietà e della dirigenza la volontà che il Crotone debba assolutamente correre ai ripari alla riapertura del prossimo calciomercato per garantire a Coreni una rosa più completa nei diversi reparti. Ma al di là di ogni nostra congettura, è risaputo in ogni caso che le società calcistiche professionistiche saranno tutte presenti, attive e pronte alle contrattazioni, soprattutto di cessioni e di acquisti. Un aspetto importantissimo che contraddistinguerà specialmente il Crotone, costretto a cedere diverse pedine prima di pensare alle entrate. Per il momento, in attesa delle ufficialità, i nomi che circolano sono numerosi, come le fantasie dei tifosi che non conoscono ostacoli. Di sicuro si sa solo che tre sono le priorità impellenti e che riguardano un attaccante di peso da affiancare a Ginestra, un centrocampista e un terzino sinistro, quale sostituto naturale di Migliore. Inoltre, ipotizzare le probabili uscite sarebbe solo un azzardo, non essendosi ancora pronunciata la società, sempre in contatto con Mister Corini per valutarne le scelte, sapendo però che tutti quei calciatori che non riuscendo a trovare spazio, soprattutto per scelte tecniche e non di valutazione, sono inequivocabilmente sul piede di partenza. Il mercato entrerà nel vivo subito dopo la Befana, ma ritenere che diverse trattative sono già state avviate tra le società interessate non sono solo nostre idee. Sabato e domenica sono stati 2 giorni intensi di danza. Il Palamilone di Crotone è stato sede di una tappa di Coppa Italia, ospitando 600 coppie di ballerini, il tutto organizzato dalla Federazione Italiana di Danza Sportiva. Certo, questa è la prima volta che si viene in Calabria una manifestazione del genere. Questo è un circuito di Coppa Italia a punteggi che poi va anche per i campionati italiani. Sono 6 regioni che partecipano: Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Calabria e Sicilia. Quindi ci dovevano essere ancora di più di 600, ma il tempo purtroppo. Però è la prima volta, ci sono minimo 3-4 mila persone in giro per Tu Crotone. sei un delegato FIDS, ma sei anche un organizzatore di questa gara. L'ho organizzato io con il supporto del comune di Crotone, l'assessore, il sindaco che hanno voluto a Crotone questa manifestazione. Quindi gli dobbiamo dire un grazie anche a loro che l'hanno voluto fortemente questa manifestazione qui a Crotone. Antonio, sono da 2 giorni in giro per Crotone, 1200 ballerini, aggiungiamoci anche i maestri, gli accompagnatori, i familiari. A dimostrazione che la danza sportiva della FIDS, oltre a far spettacolo, fa anche economia, perché dovranno spendere qualcosa a Crotone. Certo che per economia, perché dormire ci devono dormire per una notte, di mangiare un giorno ci devono mangiare, un caffè lo devono prendere. Lei pensa che al campionato italiano c'erano 30.000 atleti, Tenutesi dove? a Rimini, 30.000 atleti, un budget di 25 milioni di euro, più di 60.000 persone in giro. Quindi la danza sportiva ormai E quando la porteremo a Crotone? è impossibile perché non ci sono le attrezzature adatte. Lì gli alberghi sono 50.000 persone, dove li mettiamo qui a Crotone? Ma stiamo cercando di portare più manifestazioni possibili, che prima si facevano altrove, nella Calabria, Reggio, Cosenza, Catanzaro. Noi col nostro saper fare li stiamo portando tutti a Crotone. Cambiamo un attimo discorso, restando sempre nel tema del ballo, le scuole di ballo crotonesi stanno partecipando? Sì, chi in minore, chi in più, chi in meno, stanno dando il loro contributo. Aggiungendo che soltanto chi è affiliato alla FIDS può partecipare a queste gare. Certo, solo chi è affiliato alla FIDS. E quali sono le scuole e come si stanno comportando? Ci sono scuole che vanno. La tua come sta andando? No, io non sono, siccome sono come tecnico, non ho portato nessuno qui, quindi non è una questione di. Gli altri se la cavicchiano. Benissimo. Il prossimo appuntamento? Il prossimo punto dovrebbe essere il campionato regionale, muoviamo, a marzo. In bocca al lupo. Grazie pure a voi.